Parliamo di lei, KTM Duke 690 Fine Bike della casa austriaca, entry level non solo nel prezzo ma anche nelle prestazioni. Questa KTM Duke 690 si lascia guidare veramente da tutti, andiamo a scoprirla nel mototest. Meno motard, più nuda di media cilindrata, questa è la ricetta che l'ultima versione dell'arancione Duke 690 propone dall'anno scorso. In pratica telaio e motore non cambiano e la quarta generazione di Duke lascia per strada la R, anche se ad onor del vero la versione R appunto è stata recentemente presentata all'ultimo salone di ECMA. Non perde comunque la forte volontà di essere un prodotto ready to race, infatti l'attuale 690 pesa poco, cresceva di cilindrata, piena, con un pacchetto tecnologico apertamente figlio del secondo decennio, anni 2000. Meno motard, lo abbiamo detto, più nuda di media cilindrata. Cosa promette? Facilità di utilizzo, divertimento assoluto e senza pensieri e la pila del fattore K che tanto piace ai motociclisti moderni. Motore mono, must assoluto per la casa di Matti Goffen e la sua Duke, propulsore che va a confrontarsi con i plurifrazionati competitor di categoria e lo fa a testa alta. Insomma, questo mono è, o meglio, è il mono più evoluto tra i propulsori ad un solo cilindro. 690 cm3, cifra piena, come indica il nome, con un alisaggio di ben 102 mm e tanta elettronica, a cui si aggiunge la frizione antisaltellamento APRC. Muscoli meno da strappo ma molto efficaci, la Duke nuovo corso si rivolge ad un pubblico più ampio. Bello il motore, piace il carattere 70 cavalli, li sfrutti tutti, comodi in ogni situazione e poi uno a lungo da soddisfare i motociclisti più esigenti. Anzi, è per noi questo il suo miglior plus, non dimentichiamolo poi che oggi l'imperativo è più prestazioni, meno consumi e la conferma meno 10% sui consumi rispetto alla terza generazione. Non dimentichiamo poi la cura dimagrante, l'ultima Duke pesa 149,5 kg e vanta un equilibrio dinamico invidiabile, svelta a scendere in piega, quasi fulmine a piace il pacchetto sospensioni. Niente regolazioni per la forcella, ok, il mono è a leveraggio progressivo pro lever con una taratura studiata come compromesso tra sportività e comfort. Insomma, ok per la guida day by day, ok per divertirsi nel classico giro con gli amici. Percorsi extraurbani in cui piace anche la protezione dall'aria, ben studiata come ergonomia. Parliamo della posizione di guida, sella bassa e ben rastremata per strizzare l'occhio a molti, appunto, come dicevamo. Non per ultime, le donne, ottime interlocutrici di questo prodotto. Un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e pompa assiale e singolo posteriore da 240 descrivono l'impianto frenante. Traduci tutto quello che serve in proporzione alle masse in gioco. Ci piace sottolineare la modulabilità del comando anteriore, sempre fedele alle aspettative. Parola d'ordine, quindi divertimento per Duke 690. Una moto che è sicuramente divertente, divertente anche per chi si approccia per la prima volta al mondo delle due ruote, grazie alle due mappature. Sì, perché sono due, sono selezionabili tramite un selettore posto sotto la sella del passeggero. La prima mappa, con un'erogazione più standard, eroga comunque 70 cavalli, e la seconda mappa con un'erogazione un po' più racing, un po' più on-off, un po' più da monocilindrico. Parliamo di questo monocilindrico, un motore che ci è piaciuto, soprattutto perché a discapito della sua frazionatura, un mono appunto, è capace di regalare delle forti emozioni simili a quelle di un bicilindrico, perché il tiro in alto non manca, la potenza sotto è tanta, si riesce meno male a disimpegnarsi con molta facilità anche tra le curve di montagna, dove sicuramente il Duke 690 non si tira indietro. Passiamo al capitolo freni, capitolo importante per Duke 690, dato che l'impianto conta solo sul monodisco anteriore, monodisco che però lavora egregiamente, perfettamente, grazie a leva regolabile e grazie anche alla pinza ad attacco radiale marchiata Brembo.
I cerchi, entrambi da 17 pollici, sono gommati generosamente, un 120 canonico davanti e un 160 dietro. La posizione in sella è molto naturale, il busto è eretto, le manopole sono alla giusta distanza e le pedane anche. Il passeggero in questo caso è contemplato, le pedaline sono distanziate più o meno correttamente, forse avremmo preferito delle pedaline un po' più basse, ma ci sono delle comode maniglie a cui potersi aggrappare. Duke 690 quindi è ottimo sia per i neofiti sia per i più smaliziati che grazie alle sue doti ciclistiche molto equilibrate riusciranno certamente a divertirsi. In questa seconda parte vi raccontiamo di un'altra interessante novità che nel 2012 aveva coinvolto la Duke 690, ovvero la versione Track, figlia del campionato europeo junior KTM che si è corso nelle tappe europee della Superbike 2012. Poche modifiche scelte dal ricco catalogo special parte di KTM, capace di far scendere il peso totale di altri 10 kg e aumentare la potenza massima di 9 cavalli, 79 in totale. E poi cambiano le componenti, cambia l'impostazione di guida, scarico completo a Krapovic in titanio, modifiche all'airbox, al bracambio sempre power parts e mappatura dedicata. Una moto sportiva grazie alle sospensioni VP totalmente regolabili. Alla nuova pinza Brembo radiale del freno anteriore con disco flottante per le parti speciali dedicate all'ergonomia sella specifica, pedane racing più alte e arretrate e manubrio ad hoc per la pista. Tutto questo, lo ricordiamo, con frizione antisaltellamento APTC e cerchi marchesini ultraleggeri. L'abbiamo portata al Mugello e fatta guidare ad Alex Polita e Manuela Lalicata. Ascoltiamo i loro commenti. Duke 690 divertentissima. Nonostante abbiamo girato in una pista molto molto veloce come quella del Mugello, sono riuscito ad apprezzare in pieno le qualità della moto. Una figata. Soprattutto la versione track andava magari un pochino meglio di questa standard, ma ci sta. Divertentissima anche questa, stabile. La caratteristica di KTM di oggi è la stabilità. Sono rimasto veramente folgorato dal telaio di qualsiasi moto, da partire appunto dalla Duke ad arrivare poi alle moto più importanti, ma veramente veramente divertente. Una moto che è facilissima, motore che non mette mai in crisi, divertentissima, cioè racchiuderei tutto in questa parola. Ovviamente la versione track è un pochino più gestibile, un pochino più stabile soprattutto nelle curve o nelle varianti, però direi che la differenza dalla base appunto a quella prettamente per la pista è veramente veramente minima. Piccole differenze ma sostanziali tra la base e la track, dall'impostazione di guida al manubri, pedane, la ciclistica che poi fa quel guizzo in più di differenza per portarla in pista. Divertentissima. Piccole cose che però la portano vicino, tra virgolette, a una moto da corsa, ecco. Ho girato a lungo oggi con questa proprio perché mi sono divertito moltissimo a cercare di portarla al limite. Ripeto, le differenze sono pochissime, molto sono sulla appunto la posizione di guida, ma ripeto, sono quelle piccole virgolette che funzionano poi, che ti fanno fare la differenza. Grande moto, divertentissima, facile da guidare. È adattissima per chi ha una bassa statura, sembra una fesseria ma è molto molto importante, soprattutto per tante ragazze che magari vogliono approcciare alla moto. Comunque, come primo approccio, secondo me è eccezionale. È monocilindrica e non dà la sensazione di strattonare col motore, ma proprio facile, guidabile e ottimi freni. Sempre bella pronta in uscita di curva, è sempre divertente. Il modello, questo Duke 690, il modello track, è proprio il modello da pista, quella che verrà usata nel trofeo. Rispetto all'originale, diciamo, è migliorata, a parte anche la velocità è, diciamo che recupera anche dai 10-15 km/h in più. Kittata con scarico e anche sospensioni, quindi per chi vuole andare in pista sicuramente è adattissima e molto facile da guidare. La standard, diciamo che ha la particolarità di essere molto versatile, si può utilizzare in molteplici modi, quindi diciamo versione sportiva e versione, diciamo, da città o comunque per le passeggiate.
In conclusione torniamo a parlare della Duke 690 Model Year 2012. Per lei meno peso, più potenza, vantaggio di divertimento garantito e meno impegnativo nella guida. Ben equilibrata tra potenza buona e pesi contenuti, Duke 690 va bene in città, va bene nel misto, è tecnologica, ha quote da tutti e poi ABS disinseribile che interviene in modo eccellente. Si chiama Bosch 9M Plus, ovvero il massimo attualmente in commercio. Facile e divertente, insomma, non le manca niente. A noi invece non rimane che dirvi il prezzo. KTM Duke 690 Model Year 2012 costa 7.490 euro franco concessionario.